Cercherò di parlare in questo video della vita oltre la vita. Molti di noi credono che esista una forma di vita a prescindere dal supporto psicobiologico costituito essenzialmente dal corpo, dal fisico e dal cervello, quindi mente e corpo. Perché l'essere umano è fatto fondamentalmente di energia e questa energia si manifesta a differenti livelli, vibrazionali. L'energia più, direi, condensata a frequenze più basse è materia, cioè si manifesta prevalentemente sotto forma di materia. Energia. L'energia sono fondamentalmente delle onde, sono delle perturbazioni nel vuoto. Energia a frequenze più elevate invece si manifesta fondamentalmente sotto forma di onde elettromagnetiche, di luce, e a diverse frequenze ovviamente. Ci sono delle possibilità che energie a frequenze molto elevate possano acquisire la possibilità di essere intelligenze attive, quindi capaci di interagire col mondo, con la realtà, capaci di avere una forma di coscienza indipendentemente da un supporto psicobiologico fondamentalmente, cioè al di là di un cervello. Anzi, è molto probabile che il nostro cervello, di fatto, sia un limitatore della coscienza, cioè il nostro cervello ci fa percepire una parte limitata di ciò che chiamiamo realtà. La realtà, viene mediata, viene costruita dal nostro cervello e mediata dal sistema sensoriale, quindi dal sistema nervoso centrale fondamentalmente e dal sistema nervoso periferico. Prove, esperienze, diciamo, di forme di vita che non necessitano di un supporto biologico sono state fatte in diverse situazioni, soprattutto nel campo della medianità e nel campo del contattismo, del channeling, cioè capacità di interagire. L'essere umano è una forma ponte che collega, diciamo, dal mondo delle energie materiali al mondo delle energie più rarefatte, più sottili, attraverso questa sua caratteristica che è il fatto di essere una forma ponte, una funzione ponte, cioè di poter entrare in diversi stati di coscienza che permettano di creare un link tra il mondo delle forme e il mondo delle energie sottili. Ciò, il link, è sicuramente lo stato di coscienza e non è certamente lo stato di coscienza di veglia, perché il nostro cervello può funzionare comunque in diversi stati di coscienza, lo stato di ipnosi, lo stato di sonno, diversi stati di sonno, direi, lo stato di sogno. E quindi in questi diversi stati di coscienza, utilizzati anche nel mondo occidentale, nell'esoterismo, nello sciamanesimo, è possibile creare un contatto tra le forme materiali e le entità, diciamo, spirituali o comunque prive di un supporto biologico. Inoltre è interessante capire questo, che delle persone in regressioni, potremmo dire regressioni ipnotiche, ma o regressioni spontanee, che avvengono raramente ma possono avvenire, hanno dei flash, hanno dei ricordi non riconducibili alla loro vita attuale, quasi come se fo ci fosse l'anima fosse contemporaneamente, l'anima o questo substrato energetico più sottile, fosse contemporaneamente, collegasse contemporaneamente
tempi diversi, situazioni diversi e mondi diversi. È il legame quantico, che il collante quantico che unisce mondi diversi, fondamentalmente situazioni diverse. E quindi queste persone hanno dei ricordi che in alcuni casi, se collegati, diciamo, ad un mondo ed un tempo, collegati quindi al nostro mondo e al nostro tempo, possono anche essere verificati proprio personalmente dall'interessato, andando a ricercare diciamo la fonte dei suoi ricordi, andando a cercare prove sperimentali dei suoi ricordi. È ovvio che queste cose avvengono raramente, ma non deve sorprenderci il fatto che avvengano raramente, perché se ci pensiamo bene, l'essere umano è più una macchina per dimenticare a livello cosciente che una macchina per ricordare. Pensate ad esempio alla vostra vita. Quanti di voi hanno ricordi di se stessi al di sotto dei 3-4 anni di età? Pochissimi. E comunque questi ricordi rappresentano dei flash, rappresentano dei momenti. Non si ha sicuramente, almeno la maggior parte delle persone non ha sicuramente dei ricordi dettagliati momento per momento su se stessi e anche sulla percezione di se stessi, sul pensiero che avevamo al di sotto dei 4 anni, dei 3-4 anni in quel periodo, senza andare a periodi molto remoti come un anno, 6 mesi, 2 anni, ma restando in una fascia d'età dei 3-4 anni. Ci sono anche persone che invece hanno, come dire, delle amnesie su tempi molto più recenti, 15, 14, 13, 12 anni, 8, 9. Non deve sorprenderci il fatto che non ricordiamo eventi che non sono neanche riconducibili alla nostra esperienza terrena attuale, o che addirittura non sono neanche riconducibili alla nostra esperienza su questo pianeta, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che sì che siamo, diciamo, geocentrici come mentalità, però dobbiamo ricordarci che siamo su un piccolo pianeta alla periferia di una piccola galassia che è alla periferia, diciamo, dell'universo, se vogliamo, di un universo di galassie e quindi di molti mondi. E dobbiamo anche pensare che studi della fisica quantistica hanno ipotizzato l'esistenza non di un universo, seppur immensamente esteso, ma di un multiverso. Multiverso significa universi interagenti in dimensioni materiali, spazio-temporali, che non si intersecano e quindi completamente estranei, completamente alieni a quello che sono le leggi fisiche di questo universo, a quelle che sono quindi il modo di poter concepire il mondo. Ma quello che dicevo prima, probabilmente esiste un collante che unisce, che sono livelli energetici molto sottili, frequenze vibrazionali molto elevate, che unisce non soltanto il nostro universo, ma il multiverso. E per cui è possibile che ci siano delle esperienze, come dire, in un mondo delle infinite possibilità, in cui quella parte di noi che non è legata al supporto psicobiologico ha effettuato o sta effettuando, anche perché il concetto di tempo in un qualcosa che non appartiene neanche al nostro spazio, al nostro sistema dimensionale spazio-temporale, non ha proprio senso parlarne, cioè non esiste un prima, un dopo, è un qualcosa di completamente non significativo parlare di tempo, ma neanche parlare di spazio. E quindi, anche se qualcosa è inciso come in qualche area, come dire, nascosta della nostra anima, è difficile andarlo a rilevare in questo tempo e in questo spazio, ma che non significa che non esista. Quindi noi esseri umani siamo veramente molto più complessi di quanto crediamo di essere, e l'universo è veramente molto più complesso di quanto crediamo di essere, e la morte è molto più complessa di quanto noi pensiamo che sia, come la vita stessa.
La morte è soltanto, se vogliamo, per noi un passaggio di stato, come potrebbe essere il passaggio, diciamo, dallo stato liquido allo stato gassoso. È un passaggio di stato che probabilmente non ha nulla, probabilmente non ha niente, la percezione. In qualche modo, sicuramente non sarà una percezione sensoriale, non, essendo i sensi veramente una fonte limitante più che una fonte, come dire, amplificante della nostra percezione. E probabilmente ci sarà una ragione in tutto questo. Questa ragione non è detto che ci sia dato di saperlo, però possiamo attraverso il ragionamento, attraverso il pensiero, crearci delle possibilità e crearci delle esperienze che comunque ci facciano vivere bene, perché poi l'obiettivo di fondo, almeno in questa vita, è prepararsi per eventuali altre situazioni, ma fare un'esperienza piacevole, positiva di questa situazione specifica. Bene. Per questo video è tutto, vi do appuntamento ai prossimi video, vi invito anche a seguirmi sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao a tutti.